spaccio di droghe leggere, aspre condanne. Alcuni capi dell'organizzazione minacciarono con metodi estorsivi gli assuntori che non riuscivano a pagare i debiti per la droga. Fungaioli soccorsi nei boschi, sono caduti entrambi, uno al passo del Bocco, l'altro a Nerone. Chiude la biglietteria dalla stazione ferroviaria di Recco. Dal 1 ottobre tutto il Golfo Paradiso privo di una biglietteria con il personale ed è polemica. Buonasera dal TG Tiguglio, parliamo di spaccio di droghe leggere, aspre condanne. Alcuni capi dell'organizzazione avevano minacciato con metodi estorsivi gli assuntori che non riuscivano a pagare i debiti per la droga e dunque nel processo sono arrivate queste condanne dure. Sono stati condannati i tre imputati per il processo sullo spaccio delle droghe leggere nel Golfo del Tiguglio, giunto dopo l'articolata indagine avviata dal commissariato di polizia di Chiavari nel 2014. Il giudice ha condannato i tre imputati rispettivamente a 7 anni a 11 mesi di reclusione più 1.900 euro di multa, 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa e 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa. Altri membri della banda di spaccio erano stati condannati con rito abbreviato. Le perquisizioni con conseguenti misure cautelari nei loro confronti erano state svolte il 23 gennaio del 2016 e il controllo dei telefoni cellulari sequestrati aveva permesso di stabilire come alcuni capi dell'organizzazione minacciassero con metodi estorsivi gli assuntori che non riuscivano a pagare i debiti per la droga. Il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti questa mattina per soccorrere due fungaioli di 60 e 75 anni che sono caduti nei boschi rompendosi un arto. I pompieri si sono recati rispettivamente al Passo del Bocco e a Nerone per soccorrerli. Fortunatamente però, al di là della frattura, nulla di grave appunto per i due fungaioli. E adesso continuiamo a parlare di spaccio di droga perché uno spacciatore è stato colto sul fatto a Rapallo. Carabinieri di Rapallo, durante un normale servizio per il controllo del territorio nella zona dal Passo degli Orti, hanno notato un uomo che aveva ceduto due dosi di hashish ad altrettanti consumatori, pertanto è stato immediatamente bloccato. L'uomo ha 33 anni, è nato in Egitto ma è cittadino italiano ed è noto alle forze dell'ordine. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto complessivamente 98 grammi della stessa sostanza, una modica quantità di eroina, strumentazione varia per il taglio e il confezionamento e 80 euro provento della illecita attività, il tutto ovviamente sequestrato. Lui è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Casalza Ligure, al termine degli accertamenti dovuti, hanno denunciato per truffa un 34enne della Repubblica Ceca e un 23enne nato in Estonia, entrambi con precedenti. Dopo aver ricevuto 400 euro per l'acquisto di un orologio, da un 47enne casalzese non hanno fornito quanto acquistato. E ora parliamo della polemica a Recco, perché dal 1 ottobre chiude la biglietteria della stazione ferroviaria della città ed è polemica. Dal 1 ottobre chiuderà la biglietteria della stazione ferroviaria di Recco. Per quanto riguarda il Golfo Paradiso stiamo assistendo ad un paradosso, evidenzia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, primo firmatario di una interrogazione. Tra Rapallo e Nervi, vale a dire un comprensorio forte di decine di migliaia di abitanti, il servizio biglietteria sarà del tutto inesistente, essendo già chiuse da tempo quelle di Camogli, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco. I pentastellati chiedono all'assessore regionale Gianni Berino se abbia intenzione di contrastare l'ennesima decisione scellerata di Trenitalia. E il consigliere regionale Giovanni Boitano ha presentato un'interrogazione al presidente della giunta Toti e all'assessore Berino per conoscere quali iniziative intendono intraprendere nei confronti delle ferrovie dello Stato affinché assicuri il proseguo dell'apertura della biglietteria in stazione a Recco. Le biglietterie nelle stazioni ferroviarie, oltre a rendere un servizio pubblico indispensabile, rappresentano un deterrente verso quanti intendono compiere atti vandalici, afferma Boitano.
Inoltre, la presenza delle biglietterie automatiche non è sufficiente a garantire un servizio adeguato, in quanto le stesse spesso non funzionano e in alcuni casi sono particolarmente ostiche per le persone anziane. Il Meetup 5 Stelle di Chiavari fa sapere di aderire all'iniziativa nazionale Plastic Free e quindi di organizzare per domenica 22 settembre la pulizia della sponda chiavarese del fiume Entella, partendo dal Parco Renzi e continuando verso Monte. Il ritrovo sarà alle ore 9 al Parco Renzi, l'area picnic lungo l'Entella lato Chiavari, perché continuare fino a mezzogiorno. Verranno messi a disposizione dei partecipanti guanti e attrezzatura e in caso di pioggia, che pare probabile, ma non è detto, la manifestazione verrà rinviata la settimana successiva. Comandante di un peschereccio sanzionato con una multa da 2.000 euro per non aver osservato la norma che impone l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Una multa da 2.000 euro al comandante di un peschereccio della locale marineria per non aver osservato la norma che impone l'arresto temporaneo delle attività di pesca dal 16 settembre al 15 ottobre per le unità autorizzate ad impiegare il sistema a strascico. E la sanzione comminata dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, che ha inflitto, oltre alla sanzione amministrativa, anche 6 punti di penalità al titolo professionale di capobarca, altrettanti punti alla licenza di pesca e sequestrata la rete utilizzata. Effettuando un controllo incrociato tra le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita del pescato e le informazioni su posizione, rotta e velocità trasmesse dal peschereccio attraverso gli apparati di bordo e registrate dalle strumentazioni disponibili in sala operativa, i militari hanno accertato che l'imbarcazione aveva effettuato una battuta di pesca lo scorso 16 settembre, ovvero in occasione della prima giornata di arresto obbligatorio. IWC Schaffhausen, marchio svizzero di orologi di lusso, ha presentato la nuova collezione ispirata a Portofino. Durante l'estate delle modelle hanno posato nel borgo. Per il nostro paese, commenta il sindaco Matteo Viacava, sarà una pubblicità incredibile. Siamo davvero felici e orgogliosi di come, ancora una volta, dopo Ferrari e molti altri brand di caratura internazionale, Portofino sia sempre simbolo di eleganza e fascino. Andiamo a Neve, dove ci saranno multe più pesanti per chi abbandona i rifiuti ingombranti. Da quando è entrata in vigore l'ordinanza, comunque va detto che sono già state rilevate infrazioni per oltre 4.000 euro. Giro di vite del comune di Ne contro chi abbandona i rifiuti ingombranti, nonostante ci sia la possibilità di chiedere il ritiro gratuito a domicilio e anche quella di conferirli nei due centri di raccolta del territorio. Il sindaco del paese della Val Graveglia, Francesca Garibaldi, ha deciso di inasprire le sanzioni da 300 a 3.000 euro, con la possibilità di un'ammenda di ulteriori 500 euro per il deturpamento di spazi pubblici. Da quando è entrata in vigore l'ordinanza sono già state rilevate infrazioni per oltre 4.000 euro. Il comune dunque ha deciso anche di avvalersi di fototrappole e telecamere, ma chiede anche la collaborazione degli abitanti. Una serata di beneficenza di cabaret in programma sabato sera alle 21.30 al Teatro delle Clarisse di Rapallo. Protagonisti dello spettacolo intitolato Cabaret Live Show saranno Daniele Raco, Enzo Paci, Andrea Carlini e Andrea Di Marco, comici del collettivo Brucia Baracche. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al progetto Un dentista per amico, promosso dall'associazione Arche, che offre cure dentistiche gratuite a minori in difficoltà socio-economiche. Il progetto è nato in Liguria e ora si sta espandendo anche in tutta Italia. Thank you.
festa della Santa Vergine. In questo santuario pregata da secoli con il bel titolo di Madonna dei Miracoli. Saluto tutti, mentre il nostro pensiero grato e fraterno va al Vescovo di questa diocesi, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tanasini, e ringrazio il parroco Don Mario che mi ha gentilmente invitato. Importante restauro della Sacra Immagine è segno del vostro affetto filiale verso la grande Madre di Dio e Madre Nostra. Anche l'incoronazione avvenuta nel 1790 esprime un sentimento profondo del popolo fedele, sentimento che vi prego di insegnare con l'esempio ai vostri figli e nipoti. La maternità della Vergine Maria, infatti, è porto sicuro e speranza certa in ogni circostanza della vita e a qualunque età. Grazie per la sua presenza che dà al nostro convenire una connotazione fortemente ecclesiale. Ci collega Papa Francesco, al nostro Vescovo Alberto Tanasini, agli altri Vescovi di Diocesi della Liguria. Grazie per la sua parola, sempre essenziale, profonda, incisiva. Buonasera, ben arrivati al Bar Trattoria al Bocco, a Levi. La gara si svolgerà, poi lo spiegherà bene Gian come lo svolgimento della gara, con tutta la presentazione, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa goliardica, quindi non vogliatene né a me, né a Gian, né a Marco, che è dietro la telecamera. La serata funziona così, man mano che siete arrivati, noi abbiamo segnato il nome e la canzone che canterete. Tutti canteranno una canzone. Quello che non ho sono le tue parole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Vai. Quello che non ho dal mio fondo, io te lo giuro, sai, ho paura di che sarà di me. Dimmi chi sei, respiro nei giorni miei d'amore, dimmi che sai, che solo mi sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. È la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te,
non sono stato divertente, penso a te. The four, the fifth, the minor four, then a major league, the baffled king composing, alleluia. Competition in other places. Oh, by the horns, they're blowing that sound. Farà per te qualunque cosa, e tu sorella e madre e sposa. Amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. E dillo una volta sola, sicuro tu stai amando. Amodo tuo andrai, amodo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Ni fa wherever you are, I believe that the hardest go on. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, sciogli questa neve. Questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te. Perché ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù ai miei pensieri, come ero ieri e anche per me. Abbiamo tre ex equi. Allora abbiamo tre vincitori a pari punti. Io non sono da parte, ragazzi. Prendi, allora, chiama qua i tre che hanno vinto. Chi sono? I tre che hanno vinto sono Samantha, Eleonora e Emanuel. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare senza essere eroi. Previsioni per domani, venerdì 20 settembre. Cielo sereno su tutta la regione. Vento moderato da nord o nord-est, mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Le temperature previste, sulla costa tra 18 e 25 gradi, nell'entroterra tra 11 e 25 gradi.